ottimi voti. Sì, lo so, tua madre ci ha fatto vedere i libretti, ma un libretto lo si può anche falsificare. Ma perché dici così? Non è carino. Ritorno a mia nipote e non le posso chiedere se si è comportata bene. Ma certo che puoi, zia. E io posso dirti che va tutto benissimo. Oh, oh, eccone almeno una contenta di sé. Mentre io sarei sempre scontenta. Vero? Dico solo che mia figlia è felice e con tutto. E questo è quello che conta. Oh, certo, se questo è quello che conta. Qualcosa non va, zia? Lei se li crea i problemi. Ma me li creo? Me li creo? Ti prego, figliole. E tu, Agostina, stai calma. Non possiamo lamentarci. Gabì ci ha ospitato qui così gentilmente ed è grazie a lei. Non grazie a lei, grazie a tuo padre Susanna che ci sa apprezzare. Lui rispetta un'anziana malata come tua nonna e una donna retta e virtuosa come me. E grazie a Marcella. Ma sì, grazie a tutte e due, è ovvio. No, zio Agostino, non prendertela così. Lo sai che qui ti vogliamo tutti bene, tutti. Non facci stare in pena. Scusami, cara, che stanotte non ho potuto dormire. Gabì, tesoro, scusami. Grazie a te sto bene e ho di che mangiare. La colazione. Oh, mi osceva le calde perché io non so se è caldo stato. Come tutti, signorino Agostino, queste braccia sono il mio regalo di benvenuto per Susanna. Sia se ti fa piacere puoi assaggiare. Oh, sì, io adoro le brioche. Allora, innanzitutto voglio salutare tutti i ragazzi di backstage, so che ci stanno seguendo, che ci seguiranno e ci guarderanno, per cui intanto un caro saluto a questi ragazzi e poi niente, parleremo dello spettacolo che andrà in scena a breve qui al Teatro degli Industri di Grosseto, un thriller, un noir, 8 donne e un mistero. Naturalmente io non vi posso rivelare molto perché è un giallo, quindi non è solo un giallo riferito al fatto chi sarà il colpevole, ma soprattutto è un giallo che dall'inizio alla fine tiene col fiato sospeso perché ogni secondo di questa pièce succede, accade qualcosa, accade ogni donna ha un segreto che viene rivelato e quindi insomma diciamo che è tutto un excursus di misteri che avvolgono queste signore che si trovano intrappolate in una casa sotto Natale. E quindi io vi invito a venirlo a vedere, adesso siamo a Grosseto, poi gireremo un po' tutta l'Italia, speriamo di ritornare anche in Toscana magari l'anno prossimo, insomma, perché comunque veramente vi terrà col fiato sospeso. Noi siamo 8 attrici che siamo anche amiche, perché tra di noi si è stabilito un grande feeling, una grande amicizia e soprattutto una grande voglia di portare in scena una cosa molto bella e lavorare con le donne, noi siamo 8 e diciamo che è la prima volta che mi capita di fare un cast tutto il femminile, però devo dire è molto bello e poi io del resto sono sempre stata convinta di una cosa, che non conta il sesso maschio o femmina, ma conta avere a che fare con delle persone professionali, con delle persone che fanno bene questo lavoro, che lo amano, che hanno la passione per questo lavoro, indipendentemente dal sesso. E quindi noi siamo tutte donne e facciamo squadra, perché questo è un lavoro di squadra. Questo spettacolo non avrebbe senso fatto singolarmente, perché ripeto è un gioco di squadra dove ognuna di noi porta qualcosa allo spettacolo, a se stessa e contemporaneamente anche alle altre, per cui è fondamentale che ci sia un grande feeling e io credo che ci sia. E perché l'ho visto nelle prove, nelle anteprime che abbiamo fatto e questa cosa non potrà che crescere. Sveglia vicini di stanza. Ti sono andata, sì, proprio così. Non ti sentivi bene? Non riuscivo a dormire, sono andata bene, scusami. Non c'è problema, hai mai pensato a tenere l'acqua sul comodino? Oh. Signora, posso andare a svegliare il signore? Sì, vada pure. Non ho l'età per uscire sola con me. Vado a regalare il pararupa così finalmente potrò dormire. Così me ne prendi uno con un cappuccetto rosso. Facciamo che mi desodio ci penso io, va bene? Fa come ti pare. Quella ragazza è un disastro. Oh, io mi domando dove avrei imparato il mestiere. Ma se non fossi bloccata di a metà. Vuol dire che qualcuno... E donne di nuovo, che qualcuno... Vuol dire che qualcuno ha agito dall'interno.